Due arterie cittadine importanti di Fano risplendono di luce nuova da alcuni giorni. Via Cavalotti e Viale Battisti, porte d'ingresso nella zona della Sassonia e alle strutture alberghiere per chi viene in treno in città, evidenziando nella giusta misura lo splendido lato nord del bastione San Gallo e le mura medievali grazie al progetto 1000 LED del Comune di Fano in collaborazione con ASET S.p.A. Mandati in pensione gli obsoleti e poco accattivanti lampioni a globo che creavano notevoli problemi anche in concomitanza di trasporti eccezionali, leggi barche che vanno al porto, per accogliere più efficienti e accattivanti lampioni a luce LED, praticamente a costo zero, in quanto l'investimento si ripaga da solo con l'abbassamento dei costi gestionali. Quindi interventi importanti che veramente vanno a valorizzare la città. Vorrei anche anticipare che abbiamo atteso, prima di intervenire anche per quello che riguarda la passeggiata pedonale di Viale Battisti, attendevamo l'installazione di questi nuovi pali di illuminazione e interverremo anche con la riqualificazione del manto pedonale ciclabile di Viale Cesare Battisti. Oltre che a un miglioramento estetico che non guasta mai per una città come Fano, l'altra faccia della medaglia riguarda il notevole risparmio di costi in termini di bolletta e un miglior efficientamento energetico della città. Il risparmio c'è, però ecco, qui si è puntato più a far luce in quanto c'era una carenza effettiva di luce. Comunque è un risparmio che si attesta sul 30% del risparmio energetico e pensiamo che siamo passati su Cavallotti dalle 20 alle 51 lampade, su Battisti dalle 36 alle 75 e sui passeggi dalle 70 alle 120 numero di lampade di corpi illuminanti. In passeggio abbiamo un 7% di risparmio, in questa zona un 30% di risparmio.